Oggi si firma un accordo importante, in che cosa consiste e su quali temi si svilupperà? Un accordo importante, per la prima volta la Regione Abruzzo sottoscrive un accordo di cluster con soggetti operanti nel territorio della Regione Abruzzo come nuovo modo di voler vivere il turismo e la cultura e coniugare cultura e turismo ancor più nelle zone interne del territorio regionale. Un progetto eArcheos di capitalizzazione di un progetto del programma eApadriatic Cross Border Cooperation, la Regione Abruzzo partner di un progetto importantissimo del programma Italia-Croazia. Ricordiamo che il programma Italia-Croazia è figlio del programma eApadriatic Cross Border Cooperation e la giornata di oggi segna indubbiamente un momento temporale innovativo, ancor più quando, parlando di cultura, dobbiamo coniugare PMI, imprese culturali, territorio ed ancor più operatori. L'importanza del progetto eArcheos risiede fondamentalmente nel coinvolgimento dei soggetti titolari di produzione turistico-culturale del territorio. Vuol dire che la Regione Abruzzo non vuole imporre dall'alto un modo di far vivere il turismo e la cultura, ma vuole ascoltare il territorio regionale ed insieme agli operatori turistici creare dei percorsi culturali innovativi ed ascoltare anche il turista. Quindi l'offerta turistica che la Regione Abruzzo intenderà porgere nei prossimi mesi sarà quella di voler attrarre il turista che intende conoscere zone interne o zone meno conosciute del nostro territorio regionale in stretta correlazione con l'intera area Adriatico-Ionica.